Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Barn Finders, il DLC che mi hanno proposto è American Dream. Il gioco l'avevo già portato, penso, 1 o 2 anni fa in versione demo, infatti non avevo il gioco completo, ho avuto l'occasione di averlo solo ultimamente. E praticamente è una cosa, credo ricalchi un pochino un programma americano, anche se non me ne intendo, non li ho mai visti, dove si va nei fienili e si recuperano gli oggetti. Con questa immagine un po' alla Mike senza nome inizio la partita, vi faccio vedere un attimino in che cosa consiste il gioco. Noi abbiamo il nostro quartier generale, che è il nostro negozio banco dei pegni. Non è proprio un banco dei pegni a tutti gli effetti, però possiamo mettere in vendita le cose che noi recuperiamo. Le meccaniche sono molto molto semplici. Abbiamo la possibilità di andare a svolgere delle missioni, in questo caso accettandole dal computer, dove si va a recuperare, in questo caso nella casa di Mary. Abbiamo Barn Hub, che va bene, che ha ispirazione a qualcos'altro. Qua possiamo andare a comprare degli oggetti. Io ho già comprato l'accetta, scusa, l'accetta sì, e posso potenziarla volendo a livello 2. Mentre il grimaldello, anch'esso l'ho comprato, posso andare a comprarlo a livello potenziato. Questo è il luogo dove possiamo mettere in vendita la nostra merce. E l'obiettivo adesso sarebbe quello di andare in una casa qua. Vabbè, non si può cliccare perché la sera quando rientrate a casa, che andate via, l'obiettivo è quello di fare 2500 dollari. In questo caso abbiamo il nostro inventario e possiamo andare a mettere in vendita varie cose. Varie cose che possono essere anche combinate, infatti tante sono invendibili, altre sì. Posso mettere in vendita questo, io lo prendo, posso andare a metterlo all'interno del negozio e vediamo se me lo accetta qui. No, probabilmente no, me lo metterà in vendita qui. No, perché non è costruito. No, devo ancora capire esattamente dove poterli vendere gli oggetti. Non credo sia neanche vendibile questo, però, della verità. Vediamo. Vedete che alcuni necessitano anche di riparazione. Questo è un volante, possiamo metterlo in vendita qui. Adesso vediamo se questo me l'ha accettato? No. No, neanche qua. Mannaggia. Praticamente voi potete andare a piazzarli e metterli in vendita. Io non credo che me lo accettino qui, però. Vediamo se abbiamo qualcosina da vendere in modo da preparare il giorno dopo la cosa qui. Allora, vediamo un po'. Qua possiamo prendere gli oggetti, metterli lì e poi trasferirli in magazzino. Vediamo se c'è qualcosa che si può vendere. Pneumatico, pneumatico, vediamo, pneumatico, vediamo se si può vendere. Dobbiamo metterlo ovviamente su un ripiano grande. Vedete, potete andare a studiarlo e vedere se le sue specifiche. Ruotare l'oggetto, far cadere. Non ho idea in realtà se mi è possibile venderlo, però va bene. Vediamo altri oggetti che ho recuperato dalle precedenti spedizioni. Abbiamo un paraurti, 80 dollari. Oggetti di grandi dimensioni, magari questo va bene messo qui. Sì, infatti vedete che qua me lo posiziona tranquillamente. Vediamo se abbiamo qualche altro oggetto. Questo è un oggetto piccolino, è invendibile. La Mikon TV avrebbe bisogno di riparazione perché è rotto, quindi credo non me lo lasci vendere, nemmeno questo. Però io lo butto lì. E vediamo se c'è qualche altra cosa che possiamo vendere. Perché stiamo facendo tutto questo? Perché dobbiamo ottenere abbastanza soldi per poter andare a fare l'asta. Forse qui, questo me lo lascia mettere qui. Sì, infatti questo me lo lascia mettere lì. Mettiamo anche l'altro cerchio. Avevamo un altro cerchio, no? Invendibile, invendibile, invendibile.
Coloniale, erogatore di carburante. Questo è un bel oggettino. Un bel oggettino che mi sono dimenticato qui. Ok, vediamo se si può mettere qua. No, non me lo lascia mettere in vendita. Ma no, io butto tutto lì. Poi vediamo un attimo che cosa riusciamo a fare. Avevo un altro cerchio, infatti, questo cerchio me lo lascia mettere perché poi vi mostro anche come funziona qui. Quando voi avete oggetti potete. Prendendo il kit di potenziamento potete andare a pulirli oppure poterli riparare usando le risorse che vedete in alto a destra. Distruggendo in giro nei vari fienili che andate a esplorare potete recuperare oggetti e ripararli o distruggerli. Vediamo un attimo se c'è dell'altro. Una radio. Ok, questa me la lascia mettere. Più che altro non so perché. Questo non me lo fa mettere. Ah, devo selezionare così. Ok, il volante, vediamo. Selezionando il mobile, se me lo seleziona. No, in questo caso non me lo va a prendere, quindi probabilmente non è vendibile lì. Vediamo se c'è dell'altro che si può vendere selezionando il. No, questo evidentemente no. Questo neanche. Vediamo se abbiamo ancora un altro oggettino, così vi faccio vedere e poi andiamo a provare l'asta. Allora, questo è no, è vendibile, però invendibile, invendibile, invendibile. Questo costa un sacco ed è una stufa che necessiterebbe anche di qualche riparazione, credo. Infatti non dovrebbe lasciarmela posizionare da nessuna parte qui. Non mi seleziona neanche il mobile, quindi avrebbe bisogno di riparazione. Intanto buttiamo tutto lì. Andiamo a dormire, potevo uscire anche dall'altra, ma va bene. E passiamo la giornata, così il giorno dopo vi faccio vedere il meccanismo di vendita e poi tentiamo l'asta e magari qualche esplorazione. Ok. Ora apriamo il negozio. Chi non l'ha sognato o chi come me l'ha già fatto da piccolo. Cade un po' così, però va bene. Allora, intanto, eccolo qua. Questo vorrebbe questo paraurti. Salve, mi vuole 80 dollari? No, contata. Potete contata 2 volte. Se andate bene, potete farlo la seconda volta. Ok, me ne dà 8 dollari in più. No, voglio contattare ancora. 20 dollari. Mi dai 106, 108 dollari. Vendi. Ok, grazie. Arrivederci. Arriveranno anche i ladri. Tra l'altro, hanno usato un espediente perché il gioco è un po' stile trash, nel senso che vi troverete comunque cose strane, alieni che scompaiono, uomini che scompaiono, i Men in Black a un certo punto. E hanno usato un po' l'espediente alieno per giustificare il fatto che se tornate nei fienili, magari a volte potete ritrovare degli oggetti. Tu che cosa vorresti quello? Io ho contratto, posso contrattare una volta sola, eh? No, non ce l'ho fatta. Vabbè, dai, te lo vendo lo stesso, ho bisogno di soldi assolutamente. Dai, ancora un cliente e poi abbiamo 2500 dollari, possiamo tentare. Questo cos'è? Uno scarto. Vedete, potete demolire e recuperare oggetti di cose che trovate in giro. Ok, salve. Vuole il cerchione 60? Ok, 13, contattiamo ancora. Va bene, vendo 80 dollari. Gnagnagnagna. Vabbè, dai, vendiamo ancora qualcosa. E poi andiamo. Oh, intanto volevo prendere il legno, che poi ci serve per le riparazioni comunque. Potete anche prendere gli strumenti poi per mandare via le api, perché in alcune zone ci saranno le api e quindi non potrete accedere e rischierete la morte. Lei che ha il caschetto da lavoro. Lo vuoi 61? Posso contrattare 23 volte con te, perché sei un po' più alla mano. Quindi io contratto ancora. Ok, dai, ancora una volta. Va bene, dai, te lo vendo. Va bene, adesso andiamo a usare il Barn Hub per andare a Mary e vediamo se riusciamo a. Una volta che ci andate, poi non vi chiede più carburante, se no, per andarci la prima volta dovete acquistare o trovare nei vari fienili le taniche di carburante per potervi pagare il viaggio fino al luogo.
di destinazione. Quindi siamo arrivati dove c'è la casa di zia Mary, che cercheremo di comprarci all'asta per poi andare a scoprire degli oggetti, e l'obiettivo finale è quello di trovare il pendolo. E inizia l'asta. Ok, 50. Poi a un certo punto uscirà il timer. Dai, 50 dollari anch'io. Stanno aumentando le puntate minime. C'è anche un ladro su lì che... No, prendo io. 200 dollari te li do io. Mi sono già 800, 2000. Ok, inizia a scadere il tempo. Eh no, siamo fuori. Non si può più. Niente, dobbiamo passare il turno. In questo caso, vedete, abbiamo perso l'asta. Dobbiamo mettere da parte più soldi per poter vincere l'asta e andare là. Quindi, in questo caso, torniamo a casa. Arriveremo la notte. Potremmo solo andare a dormire, anche se in realtà potremmo spendere qualche minuto per preparare il negozio per il giorno dopo, anche se la vedo tremendamente difficile perché abbiamo da vendere ancora della roba. Beh, oddio, della roba interessante ce l'abbiamo. Abbiamo un microonde che possiamo vendere. Scusate, aspettate che appoggio, che devo aprire la porta. Adesso non è più tanto integro, ma va bene. Vedete che mi seleziona questo. Allora, vediamo che altro c'è. Questa 500. Molto interessante questa cosa. Questi sono tutti oggetti che io ho recuperato da altre, diciamo, escursioni. Ma non me la fa mettere da nessuna parte, mannaggia. Qui? No, non gli piace. Qua vedete che poi potete andare a posizionarla, ma non so bene dove, perché non me la fa mettere da nessuna parte, mannaggia. Devo trovare probabilmente un espositore in grado di permettermi di posizionarlo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo questa maschera che... Anche questo, no? Mettiamo la maschera. La maschera un po' alla Skyrim, magari riusciamo a venderla. Ok. Vediamo un po' che altro c'è. La macchina del caffè, bella, sembra una di quelle automatiche questa. Ok, pistone. Non ho idea di quanti soldi mi servono. Il gioco consigliava di metterne almeno più di 2005 per poter accedere a quella. No, non me lo lascia mettere da nessuna parte. Con lo strumento di miglioramento possiamo andare a costruire i ripiani, però non lo so, al momento credo che non ci sia nient'altro da fare se non un'altra gomma. Eh sì, infatti vedete qua mi seleziona proprio lo scaffale. Questa è la volpe misteriosa impagliata che ho recuperato. Vediamo se possiamo venderla qui. Sì, fantastico. Ok, andiamo a dormire. Affrontiamolo il giorno dopo, sperando di poter vincere l'asta, perché sarebbe molto interessante poterla vincere. Vabbè, sogna sempre di dormire sul maiale. Ok, andiamo. Apriamo il negozio. Ok. Eh sì, perché non credo che si possa vendere a meno che non lo mettiamo qui. Ah, vuoi vedere? Vedete che tenendo premuto questo me lo riporta nella raccolta. Qua non abbiamo molti oggetti da mettere, perché se avessimo macchine ce li metterebbe lì. Abbiamo un misterioso compratore. Questo è alieno, è evidente. Contatta. Ok, vendo.
Se sei alieno è ovvio, si vede. Oggetto collezionabile. Rotto. Ok, vuole il microonde, sì. Contatto. Ok, molto bene. Dai, grazie. Beh, ma devo vendere assolutamente la volpe. La volpe va assolutamente venduta. Anche la maschera. Volpe e maschera, dai. Riprende comunque quello che era Gas Station Simulator. Vedete, lì ci sono le api e ci serve il tool apposta per accedere. Qua non ci serve nulla, però acquistassimo una proprietà con delle api dovremmo... Contratta. Ok. Vorrei contrattare ancora. No, ma è molto di più, eh. Sì, va bene, un groviere te lo vendo. Bene. Bene, bene, abbiamo 3.000 dollari. Aspettiamo ancora. Sì, ancora lei. Mannaggia, ho sbagliato, vabbè, dai. Dai, voglio vendere la volpe. Ok, perfetto. Non so neanche io, aspettiamo di vendere la gomma, va. Intanto in alto a sinistra vedete il giorno che passa. In realtà è il tempo che arriva prima del cliente successivo. Eccolo qua, sempre lui, eh. Sì, certo, ma... Ok, dai, ancora una. Mannaggia. 51. Dai, 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 dai. Ah, ho ancora un oggetto vendibile, mi dice. Ho in magazzino un oggetto vendibile. Sui ripiani. Che cos'è che mi dà di vendibile? Questo forse? Sì. Questo mi sembra, forse. Sì. Vendibile. Ok, dai. Contatta. Dai, fa il bravo. Va bene, dai. Prenditela. Dai, voglio vendere questa. Che bella macchina. Cos'è? Non so cosa sia. Una washer per lavare. Una lavatrice antica. Può essere. Vabbè, è l'ultimo oggetto rimasto, quindi... Aspettiamo, vendiamo quello. Ok, tu. Ok. Amico, vai, dai. Vendi, vendi, tutta tua. Pirla. Va bene, ci dice in alto che non c'è più nulla da poter vendere, quindi andiamo a fare l'asta a sto punto. Più fiduciosi di prima. Dai, andiamo alla casa, abbiamo un bel po' di soldi da parte, quindi adesso... Poi, una volta vinta l'asta, si inizierà la vera e propria meccanica del gioco, che è quella dello scoprire gli oggetti. Dovremo anche risolvere dei puzzle, nel senso che dovremo trovare magari delle chiavi che aprono delle porte, oppure degli oggetti sono nascosti dietro ad altri. Quindi, fatto questo, dovremo, appunto, vinta l'asta, dovremo esplorare la casa. Demolire magari le cose che non ci servono, sono spazzature, recuperare materiali e andare. Che cosa aggiunge il DLC American Dream? Aggiunge nuove location, semplicemente. Il gioco costa 10 euro, scontato adesso con i saldi Steam, ma il prezzo originale è 16 euro, il DLC invece è scontato 7 euro invece di 10. Dai, dai, gioco anch'io. Ah, ma c'è il tizio di prima, anche se ha comprato la lavatrice. Poi quando si arriva verso la fine appunto esce il tempo, quindi speriamo di avere abbastanza soldi sul finale. Ok,
Dai. Ho voglia di fumare. Dai, che siamo quasi alla fine. Dai, cazzarola. 2005, tempo rimasto, ok. È tutto mio, è mio, è mio, è mio. Dai, datemi la vinta. Vi prego. Abbandonatevi, vi prego. Sì. Abbiamo vinto. La casa è nostra, è stata aperta, quindi in questo caso si inizia, come dicevo, la meccanica di gioco. Quindi possiamo andare a esplorare, demolire le cose che non ci servono. Le cose invece che troviamo utili, possiamo tenere premuto T e ci viene in automatico trasportato al negozio, scusate, al furgone. Le cose inutili le possiamo distruggere. Qua possiamo aprire anche il frigo, troviamo dentro delle cose. Si trovano dei poster interessanti, dei collezionabili. Si apre tutto, si cerca in ogni anfratto della casa. Poi ovviamente viene utile anche il tool di scassinaggio, in questo caso. Semplice. Oppure, se non abbiamo il tool di scassinaggio, non è detto che poi ci sia da qualche parte, però potremmo anche trovare una chiave nascosta, magari in qualche cassetto nascosta da qualche parte. In questo caso credo ci sia una bella road toaster. Questa la contrassegno perché la portiamo via una volta completata la mappa. L'obiettivo finale è quello di trovare l'orologio. Quindi noi adesso esploriamo in lungo e in largo. Questo lo voglio. Prendilo, portalo via. Intanto io ho altre cose per il pavimento. Un grammofono bellissimo, lo porto a casa. Questo si demolisce. Ok, si demolisce tutto. Prendo oggetti. Ok, e andiamo avanti a vedere. Non hai una chiave. Non ho il grimaldello, non posso nemmeno usarlo, però il gioco ci diceva di prenderlo, ma in questo caso non è utilizzabile lì. Vabbè, intanto qua c'è da prendere questo, si demolisce la cassa, se no la si può spostare fisicamente, però sono tutti intralci che non servono a nulla. Si recupera un po' di roba. Qua non c'è nulla. Questa la prendiamo perché ci interessa. Via legna, facciamo legna, facciamo legna. Ok, qua bisogna trovare la combinazione giusta. Una, due e tre. Ok, scassinata questa porta. Prendiamo altre cose. Queste sono tutte cose che si possono buttare. E questa... Prendi, prendi. Che cos'è questo? Prendi, cos'è un vecchio computer? Si può sistemare comunque. Non c'è nulla. Ma è tutto qui? Un mouse. Recupera anche un vecchio mouse che non si sa mai. Un poster. Ok, recuperalo. Ok. È tutto qui? Ma non credo, perché non abbiamo trovato quello che cercavamo. Cioè, ci deve essere qualcosa di nascosto. Infatti lì dietro c'è una porta, quindi... No, non è una porta, è solo una trave. Eh sì, c'è un meccanismo nascosto che apre questo. Aha! Ci si accuccia. C'è qualcosa di molto... La carta igienica d'oro, che è l'oggetto più difficile da trovare generalmente. Che è sempre l'oggetto che non avevo mai trovato. Ho distrutto quello. Vabbè, non so se si potesse cercare di farci qualcosa, ma... Vabbè, qua non abbiamo trovato nulla, assolutamente nulla di quello che... Non hai una chiave, però questo è il retro. Il bagno. Prendo il libro. Il
La vasca. Qui fuori c'è qualcosa, bisogna capire. Lì è il garage. Non hai una chiave, cioè siamo chiusi dentro adesso. Sì, siamo evidentemente chiusi dentro. Cioè, non c'è un'uscita. Cavoli, qua sì che ci viene utile una torcia. Beh, questa è una aspirapolvere. Aspetta un po'. Ok, non c'è nulla. Non c'è nulla neanche qua. Ah no, siamo arrivati da qui noi. Ok, quindi diamo un'occhiata meglio qua. No, non so se si possa andare anche magari nel garage qua. Ah no, qua il garage l'abbiamo visto ed era chiuso. Però c'era dentro la macchina, l'abbiamo recuperata. Qua non credo ci sia dentro nulla di interessante. Perché è vuoto, non si può andare di là. Però c'è la soffitta sopra. C'è qualcosa che non mi torna in tutto questo. Perché manca la soffitta. Qua sopra c'è ancora qualcosa. Deve esserci una scala o qualcosa per poter salire. Non in questa stanza segreta, ma sicuramente da qualche parte c'è qualcosa. Forse qui c'è questo. Intanto recuperiamo altre cose. Adesso con tutta la calma del mondo mi metto a esplorare bene e vediamo che cosa salta fuori. Perché secondo me c'è una chiave da qualche parte per aprire questa porta. Una chiave, ma chissà dov'è. Di solito sono sempre ben nascoste le chiavi. E non avendo una luce è anche difficile individuarle. Questa l'avevamo proprio persa. Siete appassionati di hidden object o giochi del genere? Cavoli, questo qua. Ci perdete la vita. Mannaggia, chissà dove cacchio è la chiave. Ah, ma c'è anche il cassetto qua sopra. Vabbè, niente, niente chiave, non c'è neanche la luce, non funziona. Perché in alcune mappe dovete trovare anche il fusibile, accendere la luce e farla funzionare. Qua. No, c'è la porta, ma non è nulla di che. Pensate, ed è una delle cose più belle di questo gioco, è che qui era nascosta, in bella vista, e non l'avevo assolutamente notata. Quindi ho vagato per un bel momento, non ho trovato nulla e poi alla fine mi è venuta l'intuizione. Qua si può accedere al giardino, che credo sia l'unica zona ancora accessibile, in cui si può recuperare qualcosa, ma andiamo dritti sparati magari alla parte finale dove qua si può recuperare un boiler, vabbè.
Tanto facciamo caricare anche quello sul furgone. C'è una sedia, si può, è uno scarto, niente. Si può prendere anche questo. Ok, qua dovrebbe esserci un poster che si vedeva dalla finestra prima. Prendiamo tessuto. Lì c'è una scala. Se io gli metto questo sopra. No. Qui c'è qualcosa. Magari riesco a salire. Ok. Accetta. Porta via, no? E vedete che in questo caso abbiamo trovato l'orologio. In alto a destra vedete anche il numero di oggetti rimasti, cioè lì capite che non ce ne sono più molti. In realtà ce ne sono ancora, volendo, tipo questo. La sedia si può demolire. Dovremmo aver recuperato quasi tutto, ma io adesso me ne vado. È un gioco che invoglia proprio a scoprire, esplorare e io demolisco tutto, tanto è mia. Vabbè, ho lasciato lì il legno, ma l'ho fatto consapevolmente. Non credo ci sia altro, quindi in questo caso noi ce ne andiamo, torniamo alla macchina e così concludiamo primo sguardo a questo titolo mostrando come si deposita la roba in casa. Vedete che già abbiamo caricato l'auto adesso. E torniamo indietro. Vediamo che abbiamo recuperato praticamente tutto, tranne gli oggettini in giro, ce ne mancava uno. Però l'abbiamo fatta quasi perfetto. Ho trovato anche la carta igienica d'oro, che è la vera sfida di ogni mappa. In questo caso, cliccando su questo tasto, tutta la merce viene trasportata direttamente in magazzino. Lo zio fa qualcosa ogni tanto. E se andiamo nel garage possiamo vedere l'auto. Vediamo qua se abbiamo anche altro, ma non abbiamo nulla. Quest'auto qua la possiamo vendere. Qua c'è il banco di riparazione che potremmo costruire, questo è il banco di assemblaggio, quindi possiamo prendere vari pezzi, unirli insieme, che sono i pezzi della motocicletta che abbiamo raccolto. Una volta che li avremo tutti, sono quelli col simbolo del puzzle, possiamo assemblare una motocicletta da poter vendere a qualcuno. Questo lo facciamo ovviamente comprando i vari tool che ci sono qui. In questo caso ci servirà il tool di pistola di miglioramento, la compro. In questo caso ci spiega che personalizzare il banco dei pegni con quello, possiamo costruire le stazioni e così via. Possiamo fare la cleaning station per cominciare, quindi possiamo andare con la 4 e costruire la cleaning station. E possiamo andare a pulire, in questo caso possiamo andare a pulire la... il lupo che c'era qua in giro da qualche parte, non so dove l'ho buttato, credo dove l'ho rimesso via forse. Vediamo se... Ah no, eccolo qua. Possiamo andare a prendere questo, lo mettiamo qua sopra e lo puliamo. Dovremmo averlo pulito, no? Si può vendere adesso? È pulito? No, vabbè, ci studieremo. Ragazzi, questo era Barnfinders. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Un gioco sicuramente curioso nel suo genere. Si ispira un po' a Gas Station Simulator, a Car Mechanic, insomma, a varie cose. Quindi sembrerebbe essere davvero interessante. Mi piacerebbe fare canestro, ma vabbè. Qua ci conta il tuo punteggio, tempo rimasto. Si può avviare la sfida. E vai. E vai.
Vabbè, abbiamo fatto abbastanza. Bene, a questo punto possiamo anche andare a costruire con questo altri scaffali, in questo caso questo possiamo fare ad esempio, e andando poi al computer, vabbè, a parte qua che possiamo andare a personalizzare le varie cose, migliorare spendendo soldi i vari pavimenti, e qua invece possiamo andare a vedere le mail che il giorno successivo, vedete in questo caso impacchettiamo e inviamo, il giorno successivo avremo una nuova mail con un nuovo incarico e una nuova destinazione. Qua abbiamo l'elenco degli articoli con tutto quello che abbiamo esplorato, scoperto. Qua abbiamo invece l'app dei fumetti con tutte le pagine che abbiamo trovato con la relativa traduzione dei vari fumetti che abbiamo trovato in giro per le case. davvero molto interessante come titolo. Ripeto, 16 euro prezzo pieno, 10 scontato adesso con i saldi, più 10 scontato a 6 e qualcosa di DLC con nuove location e una nuova storia. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!